Oggi vi parlo di un libro che mi è davvero piaciuto molto e che non conoscevo fino a pochissimo tempo fa. Le tematiche saranno un po' toste. Per questo motivo ho deciso di parlarvene in maniera più esaustiva in questo video e non di dedicargli un semplice post. Sto parlando del Mondo Nuovo. In originale Brave New World, un romanzo di fantascienza distopica scritto, attenzione, nel 1932 da Aldous Huxley. Il titolo originale è un riferimento alle parole di Miranda ne La tempesta di William Shakespeare. L'aggettivo brave andrebbe tradotto come coraggioso, ma dato che l'autore si rifà alla tradizione letteraria di Shakespeare, la parola assume tutto un altro significato. Ma di cosa parla il libro? Ambientato nell'anno di Ford 632, corrispondente all'anno 2540 della nostra era, il romanzo descrive una società il cui motto è comunità, identità, stabilità. I cittadini di questa società non hanno alcuna nozione della storia passata, salvo sapere che, molti anni prima, l'umanità viveva nelle barbarie e che quello di oggi è il migliore dei mondi possibili. Per non cedere all'anarchia, si pensa quindi che il controllo sociale e mentale sia la migliore delle soluzioni. Le persone si riproducono attraverso gravidanze extrauterine. Gli embrioni vengono prodotti in apposite fabbriche. Questo perché ognuno appartiene a tutti gli altri. E non esistono più vincoli familiari. Gli esseri umani si dividono quindi in caste, create tramite un ritardo controllato dello sviluppo degli embrioni, che si ottiene tramite la privazione dell'ossigeno, in modo da influenzarne il futuro sviluppo fisico e intellettivo. C'è la casta degli alfa, cioè chi è destinato al comando. I beta, che hanno incarichi amministrativi, ma senza la responsabilità del comando. E poi le tre caste inferiori, gamma, Delta ed Epsilon. Le differenze tra di loro sono sostanziali, ma in ogni caso tutti gli individui vengono sottoposti a un condizionamento mentale e psicofisico tremendo per renderli conformi al ruolo che ricopriranno nella società. Tanto è vero che, durante il racconto, sentiremo spesso i personaggi citare gli slogan imparati durante il condizionamento ricevuto. Come avrete capito, l'individualismo nel mondo nuovo è il nemico del popolo. Per citarvi un altro esempio, tutti indossano abiti con i colori distintivi della loro casta. Alfa in grigio, beta in viola, per i gamma è verde, ai delta tocca il khaki e gli epsilon hanno il nero. Sembra una stupidaggine, ma ogni dettaglio è studiato per incasellare le persone in un cassetto ben preciso. Inoltre, alla popolazione viene fornito il soma, un medicinale, ma che in realtà è una droga antidepressiva ed euforizzante, che regola la mente degli individui. E quindi, come funziona questa società? Attenzione, perché il mondo nuovo non è come quello di Equilibrium. Non ci si limita a togliersi le emozioni e buonanotte. Qui il filo è un po' più sottile e maligno. È considerato normale essere molto mondani, avere una vita sessuale completamente promiscua fin da piccoli, praticare sport ed essere in generale dei buoni consumatori. Ciò che è inaccettabile, per esempio, è passare del tempo in solitudine, rifiutarsi di prendere il soma ed essere monogami e ovviamente criticare la società in cui si vive. E allora, perché questa non potrebbe essere la società perfetta e viene vista invece come una distopia? Se ci pensiamo, sotto molti aspetti, la società del mondo nuovo può essere considerata utopica e ideale. L'umanità è finalmente libera da ogni preoccupazione, sana e tecnologicamente avanzata, priva di povertà e di guerre, permanentemente felice. Ma nel mondo nuovo si è condizionati fin dalla provetta ad essere ciò che la società ha bisogno che uno sia. La felicità non è una vera felicità, ma un sentimento condizionato da uno slogan, rituali e medicine sintetiche, che apparentemente non hanno effetti collaterali, ma che creano dipendenza e stordimento. Il libro anticipa, perché lo ricordo, l'autore l'ha scritto nel 1932, temi come lo sviluppo delle tecnologie della riproduzione, l'eugenetica e il controllo mentale, usati per forgiare un nuovo modello di società. In questa distopia l'uomo vive in un limbo, come se fosse incastrato, e leggendolo mi sentivo incastrata anch'io. È una società fredda, cinica e anche grottesca, che in tanti aspetti ed estremizzazioni sembra la caricatura di se stessa. Un mondo perfetto che, per raggiungere la stabilità, sacrifica l'essenza stessa dell'uomo.
Voglio chiudere con uno scambio di battute tra due personaggi del libro. Bernard Marx, uno psicologo Alpha Plus, e Helmholtz Watson, un doppio Alpha Plus, docente al Collegio di Ingegneria Emotiva al reparto di scrittura. Secondo me, uno dei passaggi più belli e significativi del libro. Non hai mai provato la sensazione di avere qualcosa dentro di te che attende per uscire soltanto l'occasione che tu stesso potresti fornirle? Una specie di eccesso di potenza di cui non si fa uso. E guardo Bernard con aria interrogativa. Intendi dire tutte le emozioni che si potrebbero sentire se le cose fossero diverse? Helmholtz scosse il capo. No, niente affatto. Penso a una strana sensazione che provo in certi momenti. La sensazione di avere qualcosa di importante da dire. E il potere di dirlo, ma senza capire che cosa sia. E non posso far uso di questo potere. Se ci fosse un modo diverso di scrivere, oppure qualche altro soggetto intorno a cui scrivere. Tacque, poi riprese. Vedi, sono abbastanza abile nell'inventare delle formule. Sai bene, quelle specie di parole che ti fanno saltare su di colpo, come se ti fossi seduto su uno spillo, tanto sembrano nuove ed eccitanti, anche se si riferiscono qualche soggetto ipnopedicamente evidente. Ma questo non mi sembra sufficiente. Non basta che le formule siano buone, dovrebbe pure essere buono ciò che se ne ricava. Le parole possono essere paragonate ai raggi X. Se si usano a dovere, attraversano ogni cosa. Leggi e ti trapassano. Io tento di insegnare ai miei studenti a scrivere in maniera da colpire a fondo. Ma a che serve essere colpiti da un articolo sui canti corali o sull'ultimo perfezionamento degli organi a profumo? E poi, si riesce forse a scrivere delle parole veramente penetranti, capisci? Come i raggi X più duri. Quando si tratta di argomenti simili, si riesce a dire qualcosa intorno al nulla. Ecco a cosa si riduce ciò. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. E se siete ancora più curiosi, venitemi a trovare su Facebook, Instagram, su TikTok o sul mio blog, ilanorespace.it. Come sempre, vi lascio tutti i link in descrizione.